21esima edizione del Beach Volley qui a Cava dei Tirreni, conferenza stampa di presentazione questa mattina. Ne abbiamo parlato con il presidente del comitato cavese, Giovanni Scarlino. Siamo arrivati, è arrivata, sono finite le ferie e così come di consuetudine il torneo di Beach Volley chiude praticamente tutta l'attività sportiva del centro sportivo italiano estivo e è lo spartiacque che apre tutta l'attività della stagione 2016-2017. Abbiamo un quadro di quanti saranno i partecipanti? Sono 16 le formazioni del 4x4 misto, 21 le coppie del 2x2 maschile e 12 le coppie del 2x2 femminile. Quest'anno rispetto allo scorso anno monteremo anche una piccola tribunetta di 100 posti in maniera tale da far sì che anche il pubblico possa avere una comodità maggiore, una fruibilità e una visibilità maggiore. Ospite d'eccezione in occasione della conferenza stampa di presentazione del torneo di beach volley, il membro nazionale del CSI Salvatore Maduro, con il quale abbiamo parlato dell'esigenza e dell'importanza delle strutture sportive sul territorio. Per l'attività di base purtroppo questa difficoltà esiste, a Cava come dovunque, probabilmente nel meridione più che in altri posti d'Italia, perché mentalmente c'è stata sempre un'attenzione maggiore da un punto di vista organizzativo quando si creano delle strutture, a cominciare dalle parrocchie. Al nord non si costruisce, non si costruiva una parrocchia se non c'era lo spazio oratorio, campo. Da noi non si costruiva non solo il campo ma nemmeno la chiesa, quindi se le chiese nello stesso anno hanno cominciato dai sottoscala, poi pian piano sono uscite fuori, ma nell'urbanizzazione delle città, gli spazi ideali all'interno delle città nostre, del meridione, al centro soprattutto, non ci sono.